Amici, eccoci qua, siamo nel 1942, le sorti sono un po' cambiate come potete ben vedere, c'è la Francia di Pétain, qua c'ho una novena, questi qua provano a fare i D-Day, va bene, Un l'Italia ha alleato. perso tutto qui in Africa, noi abbiamo preso un po' di Jugoslavia e la Bulgaria, abbiamo dato Burgas ai tedeschi per darci una mano qui mo contro la Turchia che si è per attaccare. Gli americani ci stanno aiutando, vedete, ci stanno aiutando. Ho fatto dei compiti qua fascisti, i Russia. russi però non sono andati molto bene, e qua ci sono Per alcuni italiani niente. che chiedono pietà. Vabbè, tutto sommato sta andando bene, dai, come si può anche vedere da qui, tutti sono quasi capitolati. I più importanti, dai. Il Giappone non l'abbiamo chiamato in guerra, per meno male, perché altrimenti sarebbe stata la fine. E adesso attacchiamo la Turchia. 3, 2, 1, attacchiamo. C'è tutti che mi mandano i volontari, nessuno che mi aiuta veramente. Vanno solamente tutti quanti a Creta e l'abbiamo persa pure. Avanziamo. Da sola non ce la fa proprio. Ma però prendere la Turchia non è stato tanto difficile. Solamente all'inizio. Oddio, abbiamo preso Ankara? No, che abbiamo preso? Izmir. Ah, ecco perché. Guarda, guarda quanto ci è rimasto di vita questa. Pochissimo. 76% che si vogliono. Tra poco si arrendono. Sì, una vendicola splendida. Vabbè, io ho i miei famosissimi Marines greci. Dai. Chi è che non mi conosce? La sua storia, la nostra storia. Perfetto. Ok, vai ancora il nostro. Chi arriverà per primo? Ecco. Capito, vado. Perfetto. Tutto tu. Tutto tu. Chiedi territori, se te li passo. Ah boh, tanto te li puoi tenere. Attacchiamo la Francia. Anche perché non hanno niente. Non hanno niente i territori. Ma voi capite da dove sbucano questi del Belgio qua? Da dove sono arrivati? Da dove arrivano? Che cosa Perché vogliono da non noi? abbiamo la supremazia sul mare. Ma L'Italia sembrano c'ha degli alieni più che altro. Da dove quattro arrivano? navi, l'Italia. Tu quante ce n'hai? Ci avete sette navi in due nazioni. A me me le hanno distrutte tutte. Io pure, se c'è, ce n'ho 100, ma se le mando mi distruggo, me le distruggono e non c'ho più la difesa sul mare Cioè, qua della Danimarca. quelle dell'Italia sono 4. A me sono 3. Cazzo, 7. Fate 7. Invece, no, vedete un attimo la Francia. 28. Invece, in Inghilterra 223. Tipo, man. Poco. È poco. Stiamo avanzando però in Iraq. Vabbè, mi pare. Quando Bush attaccò l'Iraq, così perché volevo ripetere, attacchiamo l'Iraq, che me frega a me. Aspetta, però. A me Ci non stiamo a me ne perdere frega. territori, cazzo, in Iraq. I know, I know. Adesso ho messo Costantino Spanaskas, capì? È uno buono, capì? Uno dei generali più forti del mondo, sì. La fai Guarda, sto apposta. attaccando vicino al mare, dammi una mano. Chi? Ah! Dai, esatto. Però l'organizzazione nostra finisce subito, non riesco a capire. Perché noi non siamo abituati al clima e ai territori dell'Africa, tipo in generale. Quindi è ovvio che la nostra organizzazione scende. In Europa invece, vabbè, in Europa. Gli inglesi e i francesi sono più favorevoli. Perché hanno sia colonie in Africa che sono anche in Europa, quindi si abituano un po' di più. Un po' però, non disperare, solo un po'. Ok, tra un po' preparo i piani di battaglia in Turchia, per riconquistare i pezzi. Il punto è che io mo ho zero di manpower. Vabbè, speriamo le mie 10 divisioni riescono a fare qualcosa. Il punto è che se mo attacco,
Faccio tutte le divisioni, ho preso tutta la Turchia e mi assaltano e mi fanno manz. Oddio quante navi, quante navi, sì, vabbè, sì, convintovi. Puntiamo a Baghdad. Tutti su Baghdad. Le mie tre divisioni stanno andando là. Però non penso che ci arriveranno. C'è adesso. Madonna, sti ribelli, oh. Una feccia. Una feccia del mondo. Ma gli spagnoli li puoi chiamare in guerra? Che No, ancora no. palle. La Francia l'abbiamo sconfitta. Tannu what? Ah, hanno messo Tannu tuva. Tannu what? Quella è la cosa più bella di sto gioco. Tannu what? Che è Tannu? Tannu. Che cos'è? No, veramente cos'è? Tannu tuva. Ho 800.000 uomini reclutabili adesso. Quindi proprio ora. Due, ho perso 2 milioni di soldati Io questa quanti guerra. ne ho persi? Aspetta, vedete. Così pochi? E 715.000. voglio. Oddio. Dai, che Baghdad è nostro. È tua, non nostra. Vabbè. No, ya, madò. No, ci sta la Hayaha. Allora, ya. Benissimo. Sto attaccando in Turchia. Eh? Non dato, t'aiuto pure, va. Ma è diventato tutto rosso. Perché arrivo io, capì? Boom. Oh, dietro, dietro, dietro. Sono sbarcati. Lo so, sto attaccando infatti. Sempre i ribelli, sempre a me. Che ci riusciamo un giorno ad attaccarmi a questi, a uccidermi, a mangiarmi. Sto attaccando alla Chiara. È bennissimo sto c'è modo di essere, deve capire qua per forza come si chiama. No, ci stanno a chiudere i rifornimenti. Sì, li blocchiamo, non ti preoccupare, tutto a posto. Ehi, tutto Ecco, a bene, me sono sono qui. rifornimenti che mi scrivo. Tannu tuva, tannu what? Sì, ma qua è tutto rosso. Ma... Non hai capito nada? Ma come Come no? no? 94% di capitolazione. Ma com'è possibile? Catturiamo altri territori. Secondo me si è buggato. Sai perché? Perché tu e mo hai conquistato Alakahara. E c'è ancora la Ah, stella qua su. è vero. Ma poi perché sono diventati questi territori? Senti, non lo chiedi a me, non lo Ah, so. forse perché tu hai fatto. Ah, già gli ho fatti i claim. Brutti Su sti territori. poi. Tanto brutti però, molto brutti. Che cosa posso migliorare? Ok, molto bene. Sottomarina livello 2. Oh, attenzione. Oh. Ok, Nia che è capitolato. Ed è in Italia! Ma come? No. Come te li dai? Guarda! Una parte. No, è tutta mia. Guarda, Quale per. Chiedimi oddio! il territorio che vuoi e te lo passo. Dammi Mosum. Aspetta, aspetta, aspetta. Chiedilo tu. Ask Mosum. Almeno così un po' di petrolio. Ti è arrivato? Sì.
Bene, ragazzi, ancora. Abbiamo conquistato la Turchia, ma stiamo difendendo. Abbiamo conquistato Riyak. Lo stiamo demolendo. Facciamo pure una rima, dai. Infatti, lo abbiamo proprio distrutto, mangiato, stroppiato, ucciso. E vabbè, ragazzi. La giornata. E questa è una giornata. Vi farò vedere alcuni pezzi di video, perché se vi voglio far vedere tutti gli episodi ci metterei tipo un'ora solamente per registrare una singola parte. Quindi, come avete visto, abbiamo conquistato Turchia, Iraq, stiamo conquistando adesso la Siria e ci stiamo difendendo in Turchia e nel Peloponneso. È molto importante. Bene, ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettendo un mi piace, commentate, condividete e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ciao!